before they try to come. Buonasera, buonasera a tutti e diamo il benvenuto a Pietro Iodice, nostro buonasera. Ospite. Caro Marco, buonasera. Buonasera a tutti. E allora, diciamo subito a chi è qui con noi che noi abbiamo già pronta una piccola introduzione che con Pietro abbiamo studiato e immaginato, quindi vogliamo regalare questo momento di musica. Sì, c'è mentre d'accordo? Magari aspettiamo che altri si collegano. Sono già in 30, 27 persone al momento, quindi siamo già in ottima compagnia. Grazie. Chiediamo subito, pensate a domande, richieste di curiosità, perché Pietro è qui apposta per noi, perché andremo a trattare un argomento molto poco trattato, ma soprattutto davvero di grande fascino. Ci divertiremo, siamo qua. Thank you.
Eccoci qua. Abbiamo iniziato con il botto. Abbiamo iniziato con il botto, con il Big Pietro, perché così Claudio Canzano, che salutiamo, ci saluta e ci dice: Claudio, grande! Più belli che ho apprezzato, dove Big Pietro suona magistralmente. Per me è il numero uno in fatto di sezione ritmica e big band. Ti ringrazio. No, come dargli torto? No, no, vabbè, è chiaro che quando uno fa una cosa con passione, questa è la mia passione, l'orchestra è la mia passione, diciamo. Mi piace suonare in orchestra, mi piace, diciamo, confrontarmi, ecco, con i grandi arrangiamenti. È una cosa che mi stimola molto, mi diverte molto. E, oltretutto, mi diverte molto suonare musica originale, perché suonando musica originale tu non hai assolutamente riferimenti, nel senso che non puoi andare a sentire chi ha fatto quel pezzo, come l'ha fatto. Certo. Quando un pezzo è originale, il riferimento non esiste, quindi è tutto, come dire, devi essere tu a creare il mood del brano, perché oltretutto poi la batteria, insomma, nell'orchestra ha un ruolo fondamentale, insieme alla prima tromba, insomma, ha un ruolo fondamentale. Quindi è una grande passione, devo dire la verità. Ed è stata la prima cosa che ho fatto quando mi sono trasferito a Roma, ecco. E questo, se non sbaglio, è un brano che tu hai suonato insieme alla PMG, la Parco della Musica Jazz. Esattamente, sì, sì. Tu hai fondato, ma che inizialmente non aveva questo nome. No, si chiamava Roma Jazz Ensemble prima, esatto. E è tratto da, è suonato, appunto, questo brano è tratto da quella, un video da quell'orchestra, insomma, è suonato. Esattamente. Lì eravamo alla Filarmonica di Berlino, in un tour in Germania che abbiamo fatto. Il giorno prima abbiamo suonato all'auditorium della radio di Francoforte, HRB Band, dove è residente l'orchestra, anche lì un'orchestra, che sai che in Germania ci sono 6 orchestre, una per ogni città, e in quel caso noi abbiamo avuto uno scambio con l'orchestra di Francoforte. Okay. E poi il giorno dopo abbiamo suonato alla Filarmonica. Alla Filarmonica. Abbiamo un grande onore per noi, insomma, suonare in un posto del genere, considerato che, insomma, quella è la casa di von Karajan, quindi è stato veramente esatto. Responsabilità anche. Una grande opportunità, una grande responsabilità, insomma, però, insomma, è stato un bel concerto, ce la siamo giocata bene, devo dire.
Certamente. Guarda, noi di solito abbiamo iniziato veramente col botto, come dicevo prima, ed è un meraviglioso inizio perché noi, come sai, abbiamo iniziato questo progetto del Planet Drum On Air Live Show e quindi ci stiamo organizzando anche per capire quali sono il format e gli inizi, così come gli argomenti da trattare più seguiti, e devo dire che mi è piaciuto molto, quindi ti ruberò questa idea. Mi fa piacere. Con qualche registrazione, però noi di solito salutiamo anche che ci sono al momento 51 persone collegate contemporaneamente, quindi stanno vedendo questa diretta e ringraziamo, salutate ognuno, vogliamo un saluto di ognuno di voi, perché Pietro è qui e lo dico subito, anche dopo la diretta il video rimarrà ovviamente come post, quindi andremo anche dopo la diretta a rispondere alle domande. Pietro ovviamente andrà a rispondere alle domande e alle curiosità che voi avrete. Ho visto voglio salutare un mio amico, un vibrafonista francese che si è collegato adesso, che si chiama Frank Tortier. Ciao Frank! Ciao Frank! Un grande amico, un grandissimo vibrafonista, ma proprio forte, che ha diretto anche l'orchestra francese. Perfetto, guarda, salutiamo tutti, ma devo ringraziare Alberto, il quale già da ieri. Oh, Alberto, carissimo. Già da ieri ha detto domani sera ti seguirò, già quindi commentava già da ieri. sicuramente è stato il primo, così come Vincenzo. Ciao, cara. Pierluigi. Pierluigi, carissimo. Donatella, mi piace fare questo, una cosa, perché giustamente sono qui e ci fanno bravissima lei, lei costruisce dei gioielli, delle cose pazzesche, sarde, micidiali, ed è la moglie di un chitarrista bravissimo, sardo. Meraviglioso, racchiudiamo qualunque forma di arte. Daniela, vedi, anche la mamma di un mio allievo, bravissimo. Roberto, anche lui. Robby grande. Eccolo qua, aspettavamo anche Gaetano. Gaetano grande Gaetano. Un assiduo frequentatore. Grazie Gaetano, grazie. Oltre grande che batterista. Grandissimo batterista. Valerio. Veramente. Sassofonista, bravissimo. Veramente tantissimi. Claudio. Scusa se qualcuno. Massimo. Mi sfuggirà, ma. Gaetano, carissima, appassionata di musica, grande. Buonasera Claudio. Michael, che... grande batterista. E Michael ti dice, lo swing è per pochi drummer e Pietro è un protagonista. Grazie, come dagli torto, e noi qui siamo proprio oggi per testimoniare anche questa cosa, perché Pietro ho chiesto se voleva, visto che lui è un maestro assoluto nell'arte dell'uso delle spazzole, e quindi... Caro Pietro, io a questo punto ti incastro. Beh, è un argomento interessante, un argomento interessante soprattutto perché parliamo, noi adesso siamo, rimaniamo sul concetto di big band, quindi le spazzole utilizzate nella big band, che non è un argomento facilissimo, nel senso che non è manco tanto usato, ecco. Perché sai, dal punto di vista timbrico deve sempre fare i conti con 13 fiati che la batteria se la mangia, no? Dal punto di vista, quindi chiaramente c'è bisogno anche di un arrangiamento che permette l'utilizzo delle spazzole in quel momento, e quindi le spazzole utilizzate nelle orchestre hanno un colore veramente particolare. E infatti per questo magari partiamo subito con questo brano che è un brano registrato, esatto. Che abbiamo registrato, sì, è un disco vecchio della Roma Jazz Ensemble praticamente. L'ultimo disco della Roma Jazz Ensemble prima di diventare Parco della Musica Jazz Orchestra. Quindi questo brano che è scritto da mio fratello, è scritto e arrangiato da mio fratello, che si chiama Time Machine, che è un brano, diciamo, tra virgolette, un po' dedicato alla batteria, nel senso che ha un arrangiamento che mette in rilievo molto la batteria, ed è un brano, diciamo, descrittivo, perché descrive appunto, Time Machine sta anche per la macchina del tempo,
la macchina del tempo che si riferisce sia alla batteria, ma è un doppio senso, si può riferire sia alla batteria e sia alla macchina del tempo come macchina del tempo rispetto al film di tanti anni fa, che quando deve partire, infatti poi nell'arrangiamento esce fuori questa cosa, all'inizio sembra come se la macchina non riuscisse a partire fino a che poi parte, così come succede nel film, quindi è quasi una, capito, una specie di colonna sonora di quella... Questo è un brano che ha scritto tuo fratello, Sì, giusto? mio fratello Pino Iodice, esatto. Tuo fratello. E qui lo vogliamo anche andare ad esaminare anche con una Sì, partitura. Quindi vogliamo far praticamente vedere. l'introduzione è praticamente tutta con le spazzole. E io abbiamo appunto la partitura qui e Noi vogliamo fare le facciamo cose fatte questo. bene, diciamo, non è. Esatto. Con Marco ci Capisco. siamo organizzati per farvi vedere la partitura anche in modo da capire come viene anche interpretata una partitura, perché insomma le partiture vanno anche, i batteristi le interpretano, perché spesso quello che c'è scritto sulla partitura è l'essenziale, quello che diciamo la parte scritta non necessariamente corrisponde a quello che poi si sente suonare. Tutto quello che si sente suonare in più è tutto gusto e creatività del batterista. Che è una cosa molto importante perché poi determina la differenza, no? Tra batterista e un altro. Se la stessa partitura la suona un altro batterista, si sentono delle cose diverse, è una cosa fantastica. Per È fortuna. quello che stabilisce il colore dell'orchestra, il Esatto. Allora, suono. prima di lanciarla, voglio comunque ricordare che noi in realtà questa cosa Pietro l'ha voluta fortemente, quindi sì, sono dirette, ma non sono improvvisazioni, perché è un Pietro Buongiorno che si stava preoccupando. Voglio fare una cosa fatta bene, quindi davvero l'ho voluto dire Pietro perché meriti Grazie, il grazie. fatto di che la gente, le persone sappiano che Bene. qualsiasi cosa si fa, la si fa con professionalità, col cuore e con la Certo, voglia di dare il meglio. Quindi con la con passione di passione. dare delle Quindi, informazioni anche esatto. interessanti, no? Insomma. Certo, eri preoccupato che questa cosa non potesse non uscire fuori come volevi. Anzi, noi chiediamo di fateci sapere perché Pietro era preoccupato di sapere se la partitura la vedevate bene, se si sentiva e si vedeva bene. L'abbiamo rifatta più volte, quindi la mandiamo in onda e vediamo cosa Vai, dice vai. Pietro. A 6? A 7? E E qui qui partono. andiamo. E qui la macchina è partita. E qui è andata la macchina. La macchina è partita. Quindi, Dimmi. caro amico del Festival delle Serre di Cerisano, così ti Oh, grande chiama Massimo, Massimo. certo. È vero, è vero. Questa
Abbiamo fatto un sacco di bei concerti lì, mamma mia, fantastico. Oltretutto con l'orchestra siamo stati anche lì, eh? Siamo stati lì molti anni fa con l'orchestra. Era un posto meraviglioso, guarda, in Calabria, pazzesco, provincia di Cosenza. E loro sono eccezionali, eccezionali. Intanto complimenti a tuo fratello, il brano è veramente meraviglioso, scritto da lui, Travolgente, ma sì. ovviamente anche suonato, interpretato da Pietro Grazie, in grazie. modo strepitoso. Pietro, raccontaci qualche segreto di queste spazzole. Ah, Segreto, vabbè, insomma, ovviamente. le spazzole sono un colore importantissimo per la batteria. Ovviamente vanno un po' praticate. Chiaramente non c'è un trucco particolare, basta studiare quello che si studia con le bacchette anche con le spazzole, quindi non. Dal punto di vista tecnico diciamo, c'è questo, l'unico problema, l'unico diciamo, particolare è di sviluppare bene questo strisciato, però insomma è un colore pazzesco, meraviglioso, che nell'orchestra poi diventa ancora più interessante, ecco. Il mio grande ispiratore, soprattutto colui che mi ha davvero ispirato, soprattutto nell'orchestra, è un grandissimo batterista che si chiama Mel Lewis, che era il batterista della Village Vanguard Big Band, l'attuale Village Vanguard Big Band. A suo tempo si chiamava Ted Jones and Mel Lewis Orchestra, che è un'orchestra che nasce negli anni 60 e ancora oggi esiste, quindi è un'orchestra che attualmente ha superato quasi i 50 anni, insomma, al Village Vanguard, tutti i lunedì suona. E io li ho ascoltati, sì, per anni, veramente, forse solo in questa fase del lockdown si sono fermati, se no non si Anche sono loro. mai fermati. Eh sì, beh, adesso si saranno fermati obbligatoriamente, ma insomma. Ma Certo. non si sono mai fermati dagli anni 60, tutti i lunedì. Io poi sono anche amico di alcuni dell'orchestra, come Dick Coates, Gary Smalley, con i quali ho suonato varie volte, ed è un'orchestra meravigliosa. E a quei tempi, quando gli arrangiamenti erano di Ted Jones, che è un grandissimo trombettista che ha collaborato anche con Count Basie, che ne so, con Quincy Jones, insomma, grandioso, che è il fratello poi di Elvin Jones, uno dei fratelli di Elvin Jones. Quindi lui insomma, scriveva delle cose meravigliose, delle pagine meravigliose di musica, e Mel Lewis ci ha messo la firma, ed è meraviglioso. E io proprio per questo vorrei far sentire uno dei pezzi che mi hanno colpito, uno dei brani che mi ha colpito talmente tanto da appunto stimolarmi ad utilizzare le spazzole nell'orchestra. Ed è un brano che si chiama Tiptoe, che è un brano appunto di Ted Jones e che sta in un disco degli anni 60 che si chiama Consummation. E io l'ho consumato praticamente e lo abbiamo anche suonato con la Roma Jazz Ensemble, quel brano, per molti anni. Quindi è un brano che ho studiato e nella parte centrale c'è uno special di soli tromboni e contrabbasso, pensa, e batteria, dove lui fa una cosa, secondo me, clamorosa, pazzesca, veramente che è storia quella, storia delle spazzole utilizzate nella batteria, nell'orchestra. Lo ascoltiamo Lo tutto. ascoltiamo. Ma magari sì, fino al punto delle spazzole, dai. E allora ce lo chiami tu. Sì, da quando finisce lo special di tromboni, parte l'orchestra, l'ultimo pezzetto dove lui fa l'assolo insieme all'orchestra. Ok, ce lo chiami tu e poi dopo io però ho un paio di domande per te, una proprio in merito alla Vai. Roma Jazz Ensemble, che tu hai, D'accordo. l'orchestra che tu hai insieme a Mario Corbini, Pietro, bravo, esattamente, con la quale tu hai fatto anche, se non sbaglio, 3 CD o una cosa giù di lì. sì. 3 CD, bravo, 3 CD. esattamente, Esatto. 3.
Dopo parliamo anche di quello. D'accordo. Vai. Grande, fantastico. Sentito che dialogo con l'orchestra e il fraseggio. È una cosa veramente cioè, pazzesca. Considera poi questo disco è degli anni 60, quindi è un disco storico, meraviglioso. Pensa che è l'unico, credo, uno dei pochi dischi che loro hanno fatto in studio. I loro dischi sono tutti live al Village Vanguard, la maggior parte. Sono un'orchestra eccezionale. E quindi, insomma, quindi appunto questo è stato il brano che mi ha ispirato. E poi noi abbiamo lavorato su tutto questo repertorio di The Jones, abbiamo studiato tanto questa musica, perché questa è la musica che fa crescere assolutamente un'orchestra. La rende solida, capisci? Man mano che ci lavori, ci suoni i brani, cresci tu, cresce l'orchestra, è impressionante, veramente una musica travolgente. C'è interazione, c'è esatto. C'è musica all'interno di tutto un numero di musicisti non indifferente. Qui siamo 16 persone. Però la grandezza di questa orchestra era anche
questo dualismo tra la big band e il piccolo gruppo. Big band, piccolo gruppo, big band, piccolo. Quindi è, qui fai tutto praticamente, accompagni dal trio alla big band, capito? Questa è la grandezza di questi arrangiamenti. Ma dimmi. Quello che dicevamo, ci siamo detti noi prima, offline, in merito proprio a questo argomento, che è l'argomento principe che stiamo trattando, le spazzole, l'uso delle spazzole, è proprio il fatto che è un peccato, no? Che questo strumento venga insegnato, anche a ragione, perché comunque bisogna avere già una tecnica un pochino più avanzata per poi passare allo studio delle spazzole, quindi viene insegnato in una fase più avanzata e molti batteristi purtroppo si perdono e finiscono di studiare prima. E quindi diventa un'arte sempre più difficile da trovare quella è una questione anche di opportunità che ti capitano nella vita. È chiaro che se accompagni Ramazzotti è un po' difficile che lo fai, ma non perché è complicato proprio come perché strumento, non è una... esatto, non, cioè, io magari facessi l'arrangiatore di Ramazzotti, io lo proporrei un brano, voglio dire. Non avevo dubbi. Adesso sto esagerando, però insomma, secondo me potrebbe cambiare un po' i colori della musica leggera, dargli un po' di che ne so, di apertura, che insomma. Ma certo, ma guarda, come hanno inserito appunto gli arrangiamenti orchestrali di brani rock, perché non far nascere un pochino più più jazz. Nella vita siamo sempre sperimentatori, insomma, quindi dobbiamo esserlo. Non a caso, per esempio, io con Cinzia Tedesco stiamo sperimentando, per esempio, il connubio tra la musica classica e il jazz. Infatti abbiamo realizzato due dischi, di cui il primo dedicato alla musica di Giuseppe Verdi, il secondo adesso dedicato alla musica di Puccini, con un'orchestra d'archi. Quindi è una cosa... Cinzia canta, giusto, se non sbaglio. Cinzia Tedesco canta, esatto. La voce. E quindi la musica di Puccini è meravigliosa. È trasformata, diciamo, mettendoci un vestito diverso, diventa un'altra cosa, ma tu riconosci la melodia, ma diventa un altro, come dire... viene contestualizzata in un altro modo, no? Ed ha un'altra veste, è sempre grande musica, resta grande musica. Quindi, senza dubbio. La sperimentazione è fondamentale, la creatività è fondamentale. È un aspetto importante, secondo me, che non va perso. Assolutamente. In questo periodo è un po' difficile. Abbiamo la prima domanda, finalmente. Io vi chiedo di scrivere le vostre domande. Intanto, se vi piace questo argomento, mettere i mi piace, i like e scrivere comunque le vostre curiosità e le vostre domande. Qui Gabriele ci chiede, Pietro, con le spazzole la cordiera la tieni tirata? Ma io la tengo più o meno come... non cambio assolutamente, sia con le bacchette che con le spazzole. La tengo, no, in generale io non la tengo molto tirata la cordiera, la tengo mediamente tirata, quindi insomma non cambio, è sempre uguale, è come, diciamo, accordo in generale il tamburo, quindi la cordiera è mediamente tirata, non molto tirata. Non cambi impostazione della cordiera? No, assolutamente no. E ci chiede Maurizio: Sitting Bing Bang è buono come studio? Sitting Bing Bang, ma quello di non so, mi ricordo se si riferisce a quello di Jim Shepin, credo. Maurizio, assolutamente sì, come no? Cioè, faccelo sapere. Immagino che si riferisse a quello. Mi pare che è uno dei tre di Jim Shepin che ha fatto,
Sì, io li utilizzo io, molto di più il primo, dove c'è I May Be Wrong, Like Help, quei brani lì che sono molto divertenti da suonare, sì, ma comunque anche quelli, assolutamente, lì ci sono anche dei brani un po' diversi da stilisticamente parlando, mentre il primo è molto, molto swing. Però ci sono dei musicisti, addirittura c'è Phil Woods nella sezione di fiati, quindi insomma è molto importante suonare insieme a musicisti di quel calibro, perché tu percepisci lo swing e man mano che ci suoni insieme lo acquisisci, capito? Assolutamente sì. Guarda, io faccio mia un po' la affermazione di Massimo, il quale dice l'uso dei piatti di pietro è fenomenale. Vabbè. In realtà, poi comunque anche il concetto di utilizzo dei piatti quando hai le spazzole come strumento in mano va contestualizzato in modo diverso rispetto all'utilizzo classico. Beh sì, insomma. E anche lì ci vuole molto gusto. Beh sì, no, assolutamente sì, ma i piatti, diciamo, con le spazzole vengono suonati come piatti, come accompagnamento soltanto nelle ballad, ma diciamo prevalentemente quando si suona un tempo medio non si suonano tutte sul rullante, non viene utilizzato il piatto è un crash alla fine durante il brano, così, mentre invece nelle ballad può essere utilizzato, ma quando si suona in gruppi molto piccoli tipo trio o con la cantante, accompagni una cantante, un cantante, allora puoi utilizzare, perché hai delle dinamiche molto basse e quindi può avere una funzione, ecco. Altrimenti non si sentirebbe assolutamente, certo, un piatto accompagnato con le spazzole. O al massimo puoi girare la bacchetta, la spazzola, e suonare con la parte, esatto, di ferro. Sì, sì, è una cosa che si usava, che si usa. Esatto. Ascolta, tu abbiamo detto prima che hai fatto 3 CD insieme a Mario. Con l'orchestra, sì. Orchestra, ce n'è uno che mi ha colpito, Homage to Youssef Latif, uscito vero. Quello è uscito nel 2001 praticamente, perché facemmo un concerto prodotto dal Teatro Metastasio di Prato, sotto la direzione artistica del grande Stefano Zenni, che è un critico musicale, uno storico, una persona molto in gamba, molto preparata, e quello praticamente fu prodotto appunto dal Teatro Metastasio di Prato. Noi facemmo il concerto e lui volle registrare Youssef Latif, poi si portò la registrazione in America e fece uscire il disco in America per la sua etichetta, si chiama Yal Record. E il disco è uscito soltanto in America. In Italia non lo sa nessuno. E ovviamente ognuno di noi ha qualche copia, però lui me le spedì le copie poi dopo. E io rimasi molto colpito da questa cosa. Mi fece talmente piacere, perché infatti è stata un'opportunità pazzesca. E poi lui, vabbè, lui è morto poco tempo fa, qualche anno fa. A circa 90 e passa 95 anni, una cosa del genere, e noi abbiamo suonato nel 2001, pensa, lui aveva 70, boh, non mi ricordo, 74, 78, una cosa del genere, 70, 75 forse, sì, ed è stata un'esperienza bellissima, oltretutto anche un'operazione particolare, perché c'era con noi anche una persona, una specie di DJ elettronico, come se fosse un percussionista, va? Lui utilizzava le parti elettroniche come se fosse un percussionista, ma le parti elettroniche non erano soltanto suoni,
era anche l'orchestra che veniva registrata al momento e rimandata, capito? Lui registrava dei pezzi dell'orchestra e poi li rimandava subito dopo. Un'esperienza pazzesca. Mentre suonavi ti arrivavano questi suoni improvvisi che lui mischiava con un gusto pazzesco. Un personaggio micidiale, cioè veramente un'esperienza clamorosa, fantastica. E questo per noi è stata un bel momento. Ecco. Immagino. E poi il disco, chiaramente, perché adesso abbiamo anche la testimonianza di quella serata. Però, insomma, lui fece registrare la serata e poi se lo portò. Una bella testimonianza. E poi, caspita. 78 anni, quindi alla faccia, la musica aiuta a vivere a lungo. Ah, no, beh, poi lui veramente, mamma mia, personaggio pazzesco. Beh, ma lui è stato veramente un precursore, un creativo, cioè era un musicista con una testa pazzesca, veramente. Un grandissimo jazzista che viene anche dall'influenza di Coltrane, insomma, quindi è un grande musicista, grande. Abbiamo qualche domanda. Intanto ti saluta Paolo e lo salutiamo. Hola Paolo. Gabriele dice: quali sono i tuoi spazzolisti di riferimento? Ah, guarda, l'abbiamo già detto prima. Uno è sicuramente Mel Lewis per quanto riguarda il lavoro di orchestra, ma poi ce ne sono tanti. Jimmy Cobb, che è grandioso nel disco più grande di jazz, che è Kind of Blue, dove utilizza le spazzole in maniera magistrale, ma ce ne sono tanti, che ne so. Il batterista di Oscar Peterson, oppure dunque adesso mi sfugge il nome, è Tippen, ecco. È Tippen. Insomma, ce ne sono tanti. Di batteristi di jazz, meno male le utilizzavano tutti. Uno che mi piaceva tantissimo era Marty Morell, batterista di Bill Evans, è un grandissimo ad usare le spazzole, veramente grande. Ci sono dei grandi dischi di Bill Evans con lui che utilizza le spazzole, fantastico. Anna si riallaccia. Anna, ciao. Di sentirvi presto con il nuovo album di Puccini. Ah, beh, speriamo, sì, speriamo presto, dai. Bene, c'è Puccini in jazz, è una magia. Grazie, meno male. Ecco, a presto, quando uscirà, Pietro, ce lo comunicherai. Appena ci liberano da questa... da questa galera, mannaggia. Ci chiede Ronald, ti fa sognare quando suoni con Ron Sequin? Assolutamente sì, assolutamente sì. Grande Ron, un bassista canadese pazzesco, grandissimo bassista. Ci conosciamo da tanti anni e lui ha suonato con tutti praticamente. E io ho l'onore di suonare, ho il piacere e l'onore di suonare nel suo quartetto, quindi è un contrabbassista che vive in Italia adesso, ma ha girato il mondo, suonato con Grossman, con tanti musicisti. E allora, ciao Ron, salutaci. rispondici sui messaggi sulla chat. E noi intanto, parlando proprio di bassisti, a questo punto chiamiamo in causa Michael Cole, quale ci dice: parlaci del rapporto con il bass player. Certo. Beh, il bassista ha un ruolo fondamentale, quello di unire l'armonia e il ritmo, quindi è molto importante. Diciamo che è quasi la cosa più importante. Diciamo che un'orchestra o un gruppo può funzionare bene con un bravo bassista e un batterista così e così.
Il contrario non funziona. Diciamo che un bravo batterista con un bassista scarso si fa fatica ad andare avanti. La sezione ritmica comunque che funziona è sicuramente la colonna, certo. La colonna portante. Assolutamente. Nello swing è quasi, diciamo, è quasi il basso che porta il tempo, tra virgolette. Non è la batteria che porta decisamente il tempo, capito? Il tempo lo scandisce il basso che dà lo swing. E qual è la tipologia di bassista con cui tu ti trovi veramente bene? Cioè, perché sai, ci sono quelli... No, con un bassista bravo mi trovo. Diplomazia in assoluto. No, tu dici fare dei nomi, ma vabbè. No, assolutamente non intendevo nomi. Perché sai, caratteristiche, sai, ci sono bassisti quelli un pochino più donne, piuttosto che... No, l'importante è che abbia conoscenza armonica, che abbia un ottimo senso del time, quelle sono le cose fondamentali, anche la capacità di stimolare il batterista, perché anche quello è molto esatto, importante. Fondamentale, cioè, fondamentale. Però sai, poi alla fine uno, quando tu suoni, sei con le orecchie pronto. Quindi ognuno è un mondo a sé ed è bello anche per questo, perché non deve essere sempre uguale. Quando, a seconda di chi hai a fianco, certo, diciamo, tu rispondi in quella maniera, non è una cosa, capito? Rispondi in funzione di quello che senti, ed è importante, perché sennò si creano sempre, se uno suona sempre uguale, suona sempre uguale. No, voglio dire, è una richiesta che nel nostro ambito non c'è. Non suoniamo musica pop dove tu devi essere per forza quello. No, assolutamente no, ma infatti il discorso era più inteso come si sentono a volte situazioni in cui sono quasi scollati. Ah, vabbè, quello purtroppo no, speriamo che non succeda mai. Senti, dimmi. Dopo la rimando, allora, dimmi. No, ti volevo solo dire, sentiamo l'ultimo pezzetto dove noi praticamente poi abbiamo proseguito il lavoro di studio della T. Jones & Lewis Orchestra, perché voglio far sentire questo brano di T. Jones & Lewis che si chiama Little Pixie 2, che abbiamo suonato noi, dove io mi sono ispirato chiaramente, anche in questo caso mi sono ispirato a Lewis. È un brano che noi abbiamo suonato e suonavamo in fase di studio, ma poi a un certo punto l'abbiamo inserito nel nostro repertorio perché ci veniva bene, ecco. Ed è un brano interessante. Facciamo sentire l'introduzione solamente con le spazio, perché è molto carina. Ok, allora... Per chiudere questo discorso delle spazzole, no? Ok, Marco.
Esatto. Io ti ho lasciato la scena perché giustamente te la meritavi. Quindi, come sei in primo piano. Noi abbiamo anche un altro video da far vedere. Questo. Beh, ma quello lo mettiamo dai alla fine poi. Alla dopo. Fine, perché comunque a me piace tantissimo, quindi voglio condividerlo. Sì, sì, assolutamente. Tornando ai batteristi, Giovanni. Sì. Ci diceva un buon batterista, credo sia una domanda, non c'è il punto interrogativo, immagino lo sia. Un buon batterista, Pietro, deve seguire l'improvvisatore, cercando di sentire sempre da dove sta andando, sempre. Beh, dove sta andando. Certo, certo. Beh, sì, è anche un po', come dire, un dialogo. Uno percepisce dall'assolo quello che potrebbe succedere, cioè dove sta andando, appunto, ma chiaramente chi sta improvvisando dalla ritmica riceve degli stimoli che praticamente ti portano in una direzione. Quindi è una specie di scambio, no? Nel jazz c'è questa è come se quattro persone, per esempio nel caso di un quartetto, quattro persone parlano e ognuno esce fuori al momento in cui dice delle cose, capito? E quindi, perché la musica è un linguaggio praticamente, e quindi ognuno dice la sua, al momento in cui vuole dire qualcosa esce fuori, poi ritorna dentro, capito? È una specie di scambio continuo. Bisogna sempre stare con l'orecchio. Con le orecchie, sì, pronte per ascoltare, per poter prendere uno spunto da qualcuno, e a poter andare in un'altra direzione piuttosto che in un'altra, o quella cosa rafforzarla e dare più, come dire, importanza in quel momento a quello che sta dicendo il solista. Insomma, è un lavoro, è molto importante il rispetto tra tutti e quattro, fondamentale. Certo. Io devo bacchettare un po' le persone che ci stanno seguendo, perché ci sono solo 80 like. Pietro merita molto di più. Perché veramente questi brani sono fanno parte dell'enciclopedia del jazz. Sì. Assolutamente. C'è Michele che ti saluta. E Michele saluta anche a me. Non ha voluto dire le cose. Grande Michele, grande batterista. Michele, un abbraccio, Michele, davvero. Grazie Michele, grazie di esserci. Paolo chiede, reputi ci siano grosse differenze tra il jazz contemporaneo e quello della cosiddetta Golden Age degli anni 40, 50 e 60? Beh, insomma, differenza non saprei, perché poi adesso c'è un'evoluzione più che una differenza. In ogni caso i 40, 50, 60 sono quelli che se ne sono inventato, quindi praticamente, esatto. Se esiste quello di oggi è grazie al fatto che ci sono stati loro che hanno iniziato, quindi la differenza è chiaramente naturale, come dire, una differenza di influenze musicali, una differenza di non tanto stilistica, ma appunto di evoluzione del jazz, perché oggi ci sono tante influenze, non soltanto dalla musica latina, ma dalla musica classica, ma insomma da tutto. E quindi questa è la grande differenza, secondo me. Gabriele ti fa i complimenti per il cambio delle spazzole, dalle spazzole alle bacchette, perfetto. Questo è, grazie, è uno degli elementi dove effettivamente è delicato il passaggio dalla spazzola alla bacchetta, sì. Grande maestria può a un orecchio anche poco attento, ma anche attento, farlo sembrare molto naturale, un passaggio che comunque spesso e volentieri quello man mano che fai le prove lo studi, perché te la devi gestire in qualche modo quella cosa lì. In generale tieni le bacchette sul timpano al momento opportuno,
prendi subito una bacchetta e via. Esatto, infatti questo ti stavo chiedendo. Così. Peter Erskine dava dei consigli come e dove posizionare esattamente. Esatto. Dove diciamo uno le posiziona dove ritiene che il passaggio sia più veloce possibile, ecco. Poi ognuno decide dove metterle, ecco. E poi anche il modo in cui prendere, sempre con Peter parlavamo una volta di come prendere la bacchetta pur di non farla toccare erroneamente, magari mentre la suona. Fare un suono, bravo. Esatto. C'è da fare anche molto. Quello, è come no? Quindi è una tecnica nella tecnica. Soprattutto in studio, sì, soprattutto in studio, certo. Di registrazione. Certo. È vero, è verissimo, è assolutamente vero. Peter è un altro dei grandi... Caspita, anche lui è uno dei miei idoli, dei miei riferimenti, assolutamente. Non solo in ambito, come dire, prettamente swing, perché lui è stato veramente un innovatore. Cioè, il lavoro che ha fatto con i Weather Report, secondo me, non si può descrivere, cioè... È un valore inestimabile, cioè, veramente. E anche dopo, con gli Steps Ahead, cioè, io sono cresciuto nei dischi di Michael Brager, io sono cresciuto con lui, Mike Stern. Cioè, per me è stato un grande punto di riferimento, parlando, diciamo, di batteristi più contemporanei, ecco. Non facendo riferimento sempre a Elvin Jones, che è tutto... che comunque sono, diciamo, musicisti di riferimento, sono stati musicisti di riferimento per me. Però poi, ovviamente, da un certo periodo in poi, Peter Erskine è stato un batterista che ha dato una bella firma, diciamo. È come non poter parlare di Steve Gadd, di Buddy Rich, ovviamente. Sono due esatto. Ricoprono il ruolo nell'Olimpo dei batteristi. Infatti, ecco, vedi, mi hai ricordato una cosa. Per esempio, Steve Gadd, c'è un disco che si chiama Three Quartet di Chick Corea, nel quale utilizza le spazzole su un solo di pianoforte, e quello è stato anche uno dei pezzi che mi ha stimolato molto. Infatti, molti anni fa, in un suo seminario, io glielo chiesi proprio, insomma, gli feci proprio una domanda su quel modo di accompagnare. Gli chiesi proprio una dimostrazione di quella cosa. Sto parlando di tantissimi anni fa, quindi e lui è veramente un grande. Abbiamo una domanda sempre di Alberto, che immagino conosci bene, perché ti chiede: Pietro, come sai, ho un testo di Philip Joe Jones, di lui che ci dici? Caspita! Allora, mettetevi seduti, comodi! Beh, vabbè, ma Philip Joe Jones è un batterista pazzesco, eccezionale, grandioso. Batterista, intanto... una serie di dischi di Miles, di Sonny Rollins, vabbè, insomma, un fraseggio veramente riconoscibilissimo. Ecco, appunto, questi sono fanno parte di quei musicisti che hanno dato la possibilità agli altri, appunto, quando parlavamo di qual è la differenza tra... La differenza è che se non ci fosse stato Philly Joe, non ci sarebbero stati tutti gli altri, diciamo, così come Max Roach, così come Elvin Jones, così come Roy Haynes, come che ne so, Papa Joe Jones, cioè tutti grandi, grandi batteristi che hanno stimolato quelli che sono venuti dopo, no? E quindi Philly Joe, grandioso, soprattutto sull'accompagnamento, ma anche sui soli. I suoi soli sono veramente a un fraseggio riconoscibilissimo. Cioè, che se non sbaglio, lui poi divenne fu conosciuto più come Philly Joe, perché Philly Joe, certo.
battezzato per distinguerlo da Papa Joe, Papa Joe Jones, che era battezza dell'orchestra calabrese, quindi evidentemente questa omonomia era lì che andava. Non abbiamo altre domande, ma perché è molto questa cosa, evidentemente metti un po', suscita un po' di suggestione, che ci sono sicuramente tante domande che avranno, sono solo complimenti, pochissimi come lui nelle big band, insomma. Grande Gianni, grande Gianni è un grande organizzatore, un percussionista, un appassionato di musica pazzesco, ma è uno che fa tanto per la musica, dà tanto alla musica, organizza concerti a Salerno, vicino Salerno, una persona veramente importante per la musica. Io invece volevo farti una domanda per quanto riguarda la tua attività invece da didatta. Tu hai insegnato anche in conservatori, sì, di Lecce, Benevento, sì, sbaglio, quindi hai, sì, anche una attività da insegnante abbastanza interessante, impegnativa e importante. La differenza tra insegnare in un conservatorio piuttosto che in una scuola, visto che tu hai insegnato anche, se non sbaglio, all'UM, l'Università della Musica. All'Università della Musica, al St. Louis, sì. Ci sono aspetti diversi per quanto riguarda... No, guarda, per quanto mi riguarda, no. Io, diciamo, uso lo stesso criterio. Per me non esiste una differenza tra la scuola privata e la scuola pubblica. Il metodo di insegnamento è lo stesso, perché i percorsi, il percorso quello è, per quanto mi riguarda, diciamo, non utilizzo criteri diversi, no, assolutamente no. L'unica differenza è che lì c'è il registro al conservatorio, diciamo, devi fare le presenze, le assenze, queste cose qui, ma per il resto... E anche a livello di preparazione degli alunni? Oh, ma no, oddio, la differenza, questo sicuramente c'è, nel senso che i ragazzi che vengono in conservatorio sono quasi tutti molto più motivati, cioè chi viene in conservatorio ha idea di, insomma, di, in testa di seguire un percorso, di arrivare, di raggiungere un risultato, ecco, di prendersi un diploma, eccetera, eccetera. Magari nelle scuole private l'utenza è molto variegata, ecco, questa è la differenza tra il conservatorio e la scuola privata, cioè puoi trovare quello, appunto, sì, che è motivato, ma puoi trovare il dopolavorista, puoi trovare il bambino, insomma, questa differenza c'è tra la scuola privata e il conservatorio, ecco. Abbiamo una domanda abbastanza impegnativa, sempre di Michele. Oh! Soprattutto per i ragazzi che devono affrontare l'aspetto della pronuncia e della dinamica, ho sempre apprezzato la tua sinistra, ovviamente si riferisce alla mano, come ben sai. Nello swing sappiamo benissimo che il drive della destra è il motore del groove, ma nel tuo caso è la sinistra che fa veramente la differenza. Puoi dirci qual è stato il tuo approccio e che studi consigli a chi vorrebbe ottenere risultati sostanziosi da questo punto di vista? Ah, vabbè, ma questo fa parte appunto dello stile, secondo me, poi. Chiaramente il lavoro da fare è sicuramente studiare l'indipendenza in maniera, come dire, approfondita, ecco, andare veramente utilizzare sicuramente il Jim Shepin per chi è completamente all'oscuro, dopodiché andare a lavorare su metodi anche come il John Riley o comunque lavorare utilizzando la sinistra come uno strumento melodico contrappuntistico. Quindi è un lavoro che
al quale ci si arriva con un po' di anni, non è soltanto, come dire, non è una cosa che si studia, appunto. È un punto di arrivo, diciamo, ed è anche legato molto a, non necessariamente, ecco, bisogna arrivare a quello. Si può arrivare se il tuo istinto ti ci porta, ecco, perché non deve essere per forza un punto di arrivo. È una, comunque, io chiaramente mi sono rifatto spesso a, che ne so, a musicisti come Elvin e come Roy Haynes, che lo utilizzano il tamburo alla sinistra in un certo modo. Quindi quello evidentemente mi è entrato anche nella, come dire, ha colpito la mia sensibilità e quindi fa parte del mio linguaggio, ecco. Quindi studiare molto e ascoltare molto quel tipo di drive, di accompagnamento, di comping, ecco, sicuramente magari ti porta a questo, ecco. Io ho ascoltato molto Elvin e Roy Haynes. Salutiamo Peppe Consolmagno, che anche lui si è unito a noi. E ciao Peppe. Pierluigi ti fa un'altra domanda: cosa ne pensi del drumming di Paul Motian? Paul Motian, mamma mia, un altro caposaldo. Nel disco che dice lui, On Broadway, è un capolavoro quel disco. Un disco con Joe Lovano e Bill Frisell, ma senza basso, pensa un po'. Un disco pazzesco, veramente quello. Un disco che ha rivoluzionato la musica, ne sono seguiti altri di quella formazione. Io ho visto anche dal vivo, ovviamente, ad Atina Jazz. Che dire, insomma, lì c'è un modo di accompagnare che è completamente, come dire, non è un accompagnamento, è come se fossero tre persone che navigano in parallelo e ognuno si muove sulla propria strada compatibilmente con le altre due. Oltretutto Paul Motian sa di suo che questa cosa qui un po' se l'è inventata, nel senso, cioè, nel suo percorso musicale è arrivato poi a sviluppare questo suo linguaggio che è suo, assolutamente suo, e che però poi ha ispirato anche i batteristi attuali, come, che ne so, Brian Blade o altri, o tanti altri, perché secondo me lui ha praticamente segnato un percorso. Grande, grande batterista. E ci chiede invece, sempre in merito a cosa ne pensi, Gianni, cosa ne pensi di Antonio Sanchez? Porca miseria. Ti convince, dice. Un pochettino, dai. No, allora, io devo dire, te la dico tutta, un batterista pazzesco, lo adoro, ma lo adoro molto... soprattutto quando suona latino, perché quello è il suo mondo veramente pazzesco, ma mi piace molto nei gruppi un po' più allargati, non mi piace molto in trio, per esempio, a meno che non suona latino, per esempio con Danilo Perez, per esempio, lui suona musica latinoamericana, lì è ok, ma per esempio quando suona con Pat Metheny in trio faccio un po' fatica a sentirlo, mentre invece nel gruppo di Pat Metheny, quello grande, è pazzesco, è impressionante, perché è un batterista anche nei gruppi grandi, ovviamente come nel disco di Michael Brecker, Queen Dectet, che dire, non lo so, insomma, in orchestra è pazzesco, perché è un batterista dotato di una tecnica mostruosa e quindi e dei numeri
molto, molto forti, e quindi in orchestra, nei gruppi grandi, questa cosa funziona molto di più. Nel gruppo piccolo, diciamo, fa un po' fatica a starci dentro, ecco. Per esempio, lo stesso trio di Pat Metheny lo preferisco con Bill Stewart, anziché con Antonio Sanchez, ma per altre cose è insuperabile, un batterista impressionante, veramente grandioso, con feeling mostruoso. Stanno arrivando, meno male, tante curiose domande. Una mi ha colto un po' alla di sorpresa, perché onestamente non avevo mai pensato, e sinceramente non avevo mai fatto caso, ma Alberto ci dice: la doppia cassa in formazione jazz, come nel caso di Louis Belson, è indispensabile oppure soltanto un fattore estetico scenografico? No, non è né un fattore scenografico, è un fattore legato all'esigenza del musicista. Il batterista, esatto, che non credo sia neanche. È assolutamente. Louis Belson l'ha sempre utilizzata sia nel gruppo piccolo che in big band, quindi non ne vedo. E fa parte del, come dire, dei timbri del musicista, del vocabolario. È il suono che lui vuole, perché poi alla fine la doppia cassa non è altro che un tamburo in più, ma non è che, capito, non cambia molto, ecco. È come avere tre tom anziché due. Bisogna esattamente sapere lo stesso. Sapere anche come, ecco, l'utilizzo più che la, esatto, tutto poi è una questione di gusto, il gusto è quello che fa la differenza, senza dubbio. Allora facciamo un passo indietro, un po' come fosse un'intervista, no? Anna ti chiede: come è iniziato questo amore per la batteria? Dunque, io suonavo l'organo quando ero piccolo a casa, perché mio papà era fisarmonicista, pianista, insomma, faceva le feste da ballo quando era giovane. Quindi in casa nostra ci sono sempre stati strumenti musicali, chitarra, eccetera, eccetera. Io però mi sono appassionato un po' all'organo e lui mi insegnava un po' di cose, così, di pezzi da ballo, suonavo quelle cose lì. Poi a casa avevamo questo organo a quei tempi di Farfisa, e c'aveva le prime batterie elettroniche, non so se ti ricordi, e questa batteria a me mi ha... Quelle esagonali, le Simmons, cos'erano? No, la batteria elettronica che stava a fianco, quella a tasti, quella che faceva gli accompagnamenti sul Farfisa, sull'organo Farfisa, no? Mettevi questo tempino che ti accompagnava, poi c'era il fill, e mi piaceva questa cosa, faceva dei suoni strani, e quella cosa io avevo 10 anni, 9 anni, 10, 11 anni, una cosa del genere. Se non che poi a 12 anni mi vendo una Vespa che avevamo messo, aggiustato io e mio padre, così me la vendo e mi compro una batteria. E da quel punto in poi è partita questa cosa. L'amore per la musica c'è sempre stato, non è mai. Sì, certo. E però chiaramente poi mio fratello si è messo a suonare lui l'organo, la tastiera, il pianoforte, e quindi da lì è partita tutta la storia. Buon sangue non mente, quindi. Ma mio padre, insomma, ha fatto bene, diciamo. È stato... evidentemente sì. Siamo stati fortunati a capitare, insomma. Senti, a trovarci in questo ambito, ecco. Certo. E invece, visto di com'è nato invece il progetto del Puccini in Jazz, cioè l'idea di questo progetto? Ma Puccini in Jazz nasce perché è nato prima Verdi in Jazz. Quindi sì, perché ci trovammo quando è stato il 200 anni dalla morte di Verdi, 100 anni scusa, dalla morte di Verdi, e quindi ci chiesero un omaggio a Verdi,
E quindi Cinzia con Sabatini si misero al lavoro per mettere su questo repertorio e fecero questo lavoro su Stefano, con Stefano Sabatini, pianista romano molto, molto bravo, in gamba, col quale collaboro da tanti anni. E lui fece praticamente lo scheletro di questo progetto, cioè l'armonizzazione e la parte, diciamo, più o meno ritmica dei brani, e poi insieme li abbiamo messi elaborati e abbiamo fatto questo disco. E ce l'ha prodotto la Sony, che è andato molto bene, e quindi poi la Sony ci ha chiesto il secondo disco, e noi insomma, ci siamo divertiti molto a fare Verdi, abbiamo pensato bene di continuare su questo, come dire, su questo tracciato che è la musica classica, dove abbiamo trovato del materiale impressionante, pazzesco, perché le melodie sono meravigliose e c'è modo come dire, di essere creativi e di potersi divertire a mettere su, insomma, altro tipo di, come dire, come se fossero dei nuovi standard, degli standard diversi, no? Che fanno parte della nostra tradizione, e non andare a prendere musica da altri continenti, da altre nazioni. Abbiamo pensato di lavorare su un territorio che ci appartiene e che ci contraddistingue anche, no? Perché, Anche. insomma, perché è un lavoro, no, non è che non è mai stato fatto, è stato fatto, è già stato fatto, voglio dire, non è che non è mai stato fatto, cioè c'è chi ha preso dalla musica classica, anche Bill Evans ha preso dalla musica classica, ha fatto dischi come Symbiosis, per esempio, arrangiati da Klaus Orgelmann, ma noi però adesso stiamo prendendo dal nostro repertorio, capito? Dal repertorio italiano, perché penso che bisogna, sai, con l'età uno comincia a pensare che bisogna fare qualcosa che ti contraddistingue davvero. E l'unica cosa, secondo me, è andare a pescare nella propria tradizione, nella tradizione italiana, capito? Quindi, infatti, ci sta dando ragione, perché la Sony lo ha riprodotto, è stata un'operazione bellissima. Oltretutto, questo connubio con l'orchestra d'archi dell'Orchestra Sinfonica del Pucciniano di Torre del Lago, cioè abbiamo preso proprio l'orchestra che suona la musica di Puccini a Torre del Lago, quindi è un'orchestra d'archi che conosce bene questa musica. Esatto. Senza dubbio. E quindi è stata un insieme di coincidenze non volute fortemente da Cinzia Tedesco, quindi organizzate bene da Cinzia Tedesco. E gli archi li ha arrangiati mio fratello, mentre gli arrangiamenti del piccolo gruppo sono sempre di Stefano Sabatini, che ha dato la sua impronta come sempre. Allora, io intanto saluto Mauro Gatto e invito Mauro Ciao. e Sergio che sono arrivati e ora ci salutano. Sergio Vale. da Da Boston. Boston, caspita. Sergio da Boston che è 6 ore dietro, quindi probabilmente Mazza. era indaffarato prima. Quale stiamo lavorando su un progetto interessante. A breve sarà qui con noi con due ospiti dagli Stati Uniti, due batteristi, quindi faremo una cosa. Bellissimo. Invito tutti a essere presenti perché Ci sarà saremo, ci saremo assolutamente. a breve, probabilmente prossima settimana o giù di lì. Quindi Fantastico. dobbiamo arrivare almeno a 100 like, dobbiamo raggiungere le 3 cifre. Quindi ve lo dico, chiunque in linea, perché Pietro se li merita tutti. Diceva Michele.
L'anno scorso ho avuto il piacere di registrare con Riccardo Fassi in Austria. Parlaci della Tankion Band, lo trovo un progetto. Ah, che... come no? Sì, certo. Beh, ci collaboro da tanti anni, sempre per, tornando al discorso dell'orchestra, no? È un'orchestra, la mia passione per l'orchestra, e questo poi mi ha avvicinato anche chiaramente a questa orchestra che esiste da 30 anni, un'orchestra molto, molto importante nel panorama italiano. Ed è un'orchestra che è particolare perché ha una formazione molto più vicina, per esempio, all'orchestra di Gil Evans. È diciamo un'orchestra un po' ridotta perché ha tre sassofoni, un trombone, un basso tuba e due trombe. Che a differenza dell'orchestra, quella che hai sentito prima, che è 5-4-4, cioè 5 sassofoni, 4 trombe e 4 tromboni. Ha un suono anche questa molto particolare, quindi ha un tipo di sonorità ben definita ed è molto chiaramente un po' più agile rispetto all'orchestra quella canonica. E Riccardo è un grandissimo musicista che scrive delle cose molto, molto interessanti e soprattutto fa progetti interessanti. Infatti il progetto che abbiamo fatto ultimamente con questa orchestra abbiamo rivisitato la musica di Frank Zappa, che è una musica pazzesca, impressionante. È un territorio vastissimo e dei brani che si prestano a vari tipi di esecuzioni, ecco, a tante possibili esecuzioni, ecco. E quindi lui ha fatto, devo dire, un bel lavoro di arrangiamento per questo tipo di formazione. E quindi io ci collaboro da tanti anni ed è molto divertente, trovo uno dei progetti più interessanti del panorama italiano, ecco. Certo. Sergio ci chiede scusa quasi, dicendo stavo facendo lezione ma adesso sono qui. Sergio, va bene. Stavi a lavorare, meno male che stavi a lavorare. Esatto, già ci fanno lavorare. Il Boston per noi è comunque un grosso onore, perché da te ancora, ecco, sono 6 ore indietro, quindi pieno pomeriggio, sarai sicuramente indaffarato, grazie davvero. Claudio chiede quali esercizi, rudimenti, comunque tra parentesi, quindi quali esercizi ritieni fondamentali per un buon equilibrio tra le due mani? È una domanda banale, ma credo molto efficace. Beh, ci sono i classici. Certo. Sicuramente lo stick control è uno dei libri più interessanti per questo, assolutamente. Fatto anche nei vari modi in cui si può fare, ma comunque già soltanto rispettando, come dire, il... Eccolo, guarda, ce l'ho sempre a portata di mano. È sempre più vicino a me. Ma io oggi pomeriggio stavo con quello, ogni tanto me lo faccio, mi viene un'idea, l'altro giorno lo stavo facendo con i Flam oggi. Poi l'altro giorno ho preso spunto da Michele che lo faceva con i drag. Insomma, è un libro... Un evergreen, come si dice. Non si finisce mai. Non si finisce mai, assolutamente. Viva Dio. E invece un'altra domanda, noi abbiamo avuto modo anche di incontrarlo anni fa, lo abbiamo intervistato, è venuto qui a Roma, è giovane. Passando in contesti meno jazz fondamentalisti, che ne pensi di Kit Carlock? Beh, mamma mia. Beh, ma che dire, dai, un batterista impressionante, con gli stili Dan, sì, ma anche in duo col chitarrista, adesso mi sfugge il nome, ma fortissimo, grande. Veramente uno che ha, oltretutto ha sviluppato uno stile veramente tutto suo, particolare. Poi usa molto paradiddle, doppi colpi. Raramente ho sentito suonare single,
Comunque è molto interessante. Io, oltretutto, siamo. Tu c'eri al Marco al seminario organizzato da Lucrezio tanti un po' qualche annetto fa. Allora, noi siamo... nel teatro. Guarda, noi lo organizziamo noi. C'è una cosa bellissima. Con la l'UM, scusami, l'UM, con l'ottava Miella. E c'eravamo noi come ah, ecco, allora sì, quello fu bellissimo. Ti ricordi che c'era pure sì, c'era lui, sì, era in teatro, era lui, era solo lui, sì, no, bellissimo, quella fu bellissima, lì mi fece capire un sacco di cose, veramente, a parte mi piace molto anche come suona pop, è veramente interessante. Lui suona in trio sempre con il chitarrista blues, oddio, vabbè, mi sfugge il nome adesso. Comunque è interessantissimo, veramente interessante. E poi, vabbè, l'ho visto con gli Steely Dan al Parco della Musica un po' di tempo fa, veramente un grande, grande. Ha la sua personalità. Ha la sua personalità, esatto. Poi, che non è poco, che è la cosa... È una delle cose più importanti per me, avere personalità è fondamentale, cioè essere riconoscibili è secondo me il punto di arrivo di un musicista. Assolutamente, quella è assolutamente fondamentale. Non è la tecnica, sì, chiaramente la tecnica, ma la tecnica deve essere un mezzo per raggiungere quel punto di arrivo, cioè lo stile. Esatto, non ricordo con chi in una di queste dirette si parlava appunto della tecnica di Steve Gadd, che anche suonando con James Taylor riconosci, non serve il 280 BPM suonare no, quello poi è un fatto anche personale, no? Voglio dire, la tecnica uno la porta fino a... Se non si finisce mai di studiare, quindi tu vai sempre avanti, quindi non si finisce mai di studiare, quindi la tecnica uno la studia sempre. Poi però io dico sempre, il più bel complimento che mi possano fare è quello di dirmi: sai che t'ho sentito su un disco, t'ho riconosciuto. Esatto, è la cosa migliore. Perfetto. Quello è il momento più bello, cioè diciamo la soddisfazione più grande. Verissimo. Che ho riconosciuto, perché io quando sento i batteristi che mi piacciono li riconosco subito, capito? Cioè, Bill Stewart per me, appena appoggia le mani sulla batteria, io lo riconosco. Dejanet, appunto, Elvin Jones o Brian Blade, insomma, ce ne stanno tanti. Quando non sei riconoscibile, devi ancora lavorare. Senza dubbio, puoi essere tecnico, assolutamente. No, grande professionista, per carità, però insomma, con l'aiuta, per esempio, è uno riconoscibilissimo, no? Quando lo senti con Sting, anche se è un ambito pop, ma lo riconosci subito. Ecco, senza dubbio. È importante questa cosa. C'è Alberto Proietti che ci fa una domanda che è la domanda delle domande. Io te la giro perché tu hai insegnato, abbiamo trattato prima anche l'argomento conservatorio, quindi hai insegnato anche gli studi statali e quindi puoi avere voce in capitolo. Onestamente è la domanda del milione di dollari. Che ne pensi del fatto che nelle scuole non viene inserito lo studio della musica come programma stabile? Io più che altro mi domando per quale motivo stiamo ancora nelle scuole a suonare il flauto. Esatto. Hai ragione, Alberto, hai perfettamente ragione. Perché allontaniamo dalla musica. E questo lo dobbiamo chiedere ai nostri politici, chi decide sui programmi, sì, è vero, è importante. Se pensi che in tutte le università in America hanno la big band, per dire, no? In tutte le università ne dobbiamo parlare. È così, purtroppo. Il problema istituzionale è il nostro, la musica è sempre stata relegata a un livello di secondo se non terzo piano. Il concetto di cultura, no? Il concetto di cultura in questo paese
Vabbè, un po' ce lo siamo giocati in 30 anni di... Però, perché tanti anni fa un po' si studiava la musica, chiaramente non era musica suonata, però si studiava la musica in maniera un po' più approfondita, però insomma andrebbe inserita sicuramente nelle scuole nella maniera, sì, altrimenti... in maniera più profonda, perché fa parte proprio del bagaglio culturale che i ragazzi si portano dietro. E... Guarda, così grava soltanto sulle famiglie e sulle spese. L'insegnamento della musica è considerato soltanto a livello privato. Ma questo sta proprio appunto nell'idea di che Italia vuoi, di che Italia vogliamo. Però ce lo dobbiamo ricordare pure quando andiamo a votare. Assolutamente, ma non ci sono programmi, non ci sono alternative, questo è problema. Non c'è una forza politica che all'interno del suo programma mette questo tipo di una cosa che noi dell'informazione, voi artisti, soprattutto le associazioni di categoria che dovrebbero spingere, sai, abbiamo tutte queste associazioni di categoria che però alla fine, se sono relegate ad associazione per vendere lo strumento e basta, se non crei il soggetto, assolutamente. A chi lo vendi? Certo. Girare un attimo la domanda, è vero. Creare domanda appunto e poi dare. Verissimo. Bisognerebbe entrare in quest'ottica e ahimè, ancora non ci siamo. Peppe Merolla ci saluta. Peppino! Salutiamo, eccolo qua, lo salutiamo. Noi siamo compaesani, lo sai? Siamo con Terrone io e Peppe. Ah, ecco qua, vedi, un abbraccio a tutti. Siete unici in tutto, grandissimo Peppe, grazie. Grazie Peppe. È uno dei più assidui, pubblica molto sul gruppo di Planet Drum. Pubblica tantissimi video, anche molto interessanti, e soprattutto video che rispettano le regole del gruppo, perché spesso e volentieri i miei collaboratori sono costretti a togliere qualche post che non è prettamente inerente. Beh, certo, è chiaro. Dice sempre cose molto interessanti, grazie Peppe. Davvero. Peppe è un grande batterista, veramente un grande batterista. Poi abbiamo, oltre ad essere con Terronei, Siamo tutti e due allievi del grande Antonio Golino, quindi anche lui è stato allievo di Antonio, che sarebbe il papà di Alfredo, è più conosciuto il figlio, ma per noi è più conosciuto il padre. grande Antonio, veramente, cioè, a me ha dato tantissimo. È quello che mi ha introdotto nella musica jazz, proprio in maniera, perché ci sono andato che ero ragazzino, cioè avevo 16 anni quando sono cominciato a studiare da lui, quindi insomma io dopo 3-4 anni di autodidattismo, diciamo, autodidattica, ho iniziato a studiare da lui, quindi. E lui era un grande cultore di musica jazz, ma proprio grande. Aveva una discografia che penso adesso abbia Alfredo, una discografia meravigliosa, ma veramente, sia me che mio fratello ci suonava a Napoli, c'era un locale bellissimo, si chiamava Otto Jazz Club, ed anche prima altri locali, dove praticamente mio fratello è cresciuto insieme a Antonio a suonare il pianoforte, suonava spesso con lui in trio, quindi è stata una grande palestra. Io andavo a sentire, diciamo, durante la giornata facevo lezione con lui e poi la sera andavamo a suonare lì al locale, quindi è stata grande. E lui aveva dei dischi pazzeschi, e lui anche mi ha avvicinato all'orchestra, perché lui mi fece una cassetta, le Stereo 7, ve li ricordate, no? Mi fece una cassetta dove mi mise un pezzo di ogni batterista, tra i quali brani c'era un bellissimo brano di Buddy Rich, di Buddy Rich, poi c'era Louis Belson, c'erano tutti.
c'era questo pezzo di Buddy Rich meraviglioso, pazzesco, che mi ha praticamente folgorato. E da allora poi io ho cominciato ad appassionarmi alle orchestre, e fino a che poi mi sono trasferito a Roma e l'ho messa su io l'orchestra, insieme a Mario. Giustamente, uno che cosa fa? Funda un'orchestra, è ovvio. Ma la passione era talmente tanta. Io mi tiravo giù le partiture, ce l'ho ancora, manoscritti dei dischi di Buddy Rich, perché poi mi ha talmente folgorato che è pazzesco. Allora, si stanno unendo a noi tanti amici che io abbraccio con tanto affetto, prima tra tutti per Gaia, bella Gaia. La nostra invasione, Gaia e Gaetano, il quale dice: vedi come un problema dell'edilizia scolastica crea un effetto domino. La struttura scolastica deve essere dotata di attrezzature e possibilmente con tutte le sale che si occupano di arte. Qui da noi è già assai che non crolla il tetto, caro Gaetano. Qui devi comprare carta igienica per i ragazzi, perché neanche quella hanno nei bagni. Quindi, amico mio, grande Gaetano. È verissimo, ma è un problema che comunque ogni governo serio dovrebbe affrontare come problema principale, perché sì. La formazione e l'educazione dei ragazzi e delle giovani leve saranno il futuro di un paese. Esatto. Se noi non investiamo sui giovani, siamo un paese destinato a morire. Su questo non c'è nessuna... Nessuno può controbattere a questo. Assolutamente vero. Chi ha investito nei giovani ha un futuro certo, altrimenti siamo condannati a far entrare immigrati, perché ovviamente non abbiamo nulla di nostro, ma non perché non debbano, ma dobbiamo investire sui nostri giovani, perché altrimenti i pochi che ci sono se ne vanno, cosa che ormai è uso comune qui in Italia. Quindi davvero... Gaetano, ahimè, hai ragione. Saverio, l'altro, è stato nostro... Hola, Saverio! Ci saluta. Un abbraccio al mio amico di sempre, Pietro, grande batterista di riferimento. Grande, grande, Saverio. Grande batterista pure, Saverio. C'è Peppe che si riallaccia al discorso di Kit Carlock. Dice, lui suona anche jazz, vive nel... Come no? È vero, è vero. Suona con un mio amico. Spesso jazz fusion, oltretutto è una persona umile e dolce. Io è vero, ricordo, immagino, sì. Ricordo di quel periodo, quelle giornate in cui siamo stati insieme, di una disponibilità, di una... Vero. Alquanto rara, purtroppo. Beh, comunque si sente quando suona, che è una persona molto rispettosa, perché è uno che ascolta molto, ha grande rispetto per quello che c'è intorno a lui, quindi... È chiaro che è una persona, voglio dire, con un tipo di sensibilità spiccata, molto sensibile. Verissimo. Mi prendo un complimento, bravo Marco da Michele. Grazie Michele, non so che cosa ti riferisci, però grazie. Vabbè, forse si riferiva al tuo concetto di Italia, cioè... di paese. Oddio, forse, non lo so. Penso di sì. Penso di sì. Conoscendo Michele, penso che si riferisse a quello. Visto che sono il padrone di casa, decido io cosa far vedere, quindi mi prendo. Scherzi, grazie davvero. Roberto. Oh, dice, Roberto. Scusa, la domanda fuori luogo, e non l'ho letta prima, è andata in diretta, quindi non so cosa sta dicendo, ma è vero che Sabatini si è trovato in diretta mentre Pastorius registrava Night Passage con i Weather Report, immagino sia, no? Mi è sembrato di averlo visto un post, ultimamente sbaglio, ciao, vabbè. Come ti è vero? È vero? È vero, sì, lui stava registrando il suo disco, perché lui è vissuto in America per credo 4-5 anni, non mi ricordo, e stava registrando il suo disco con Chester Thompson alla batteria, e nell'altra sala c'erano i Weather Report che stavano registrando, e quindi a un certo punto arrivò Pastorius e lui si fece la foto con Pastorius, sì, è vero.
Gaia invece ci dice: pensate che Gianni Rodari lo diceva negli anni 60 quanto fosse necessario. Sì, certo. Gaia, so che si stava riferendo sull'insegnamento proprio. Sull'insegnamento, certo. E infatti condivide, ma la conosciamo bene ed è molto sensibile. A voglia, Gaia è una persona molto, molto sensibile, vero? E un'altra cosa giusta che dice Gianni è: i giovani vanno però educati all'umiltà, al rispetto delle tradizioni e a volare bassi con i cliché. È un'altra vera affermazione. Purtroppo oggi uno dei problemi più grandi è proprio questo del fatto che i giovani spesso si trovano a non voler lottare per ottenere le cose perché sono abituati ad ottenere subito, immediatamente. Ma quello però dipende sempre dal livello di educazione. È un problema generazionale, è vero che però ci sono anche ovviamente le famiglie alle spalle, esatto. Questo senza dubbio, che hanno un ruolo molto importante e molto spesso sono assenti. Io lo vedo perché sono un bambino di 13 anni e insomma, penso un po' tutti noi ce ne accorgiamo, insomma, ci sono genitori spesso assenti completamente. Sì, ahimè, infatti un genitore assente genera purtroppo distratto, definiamolo distratto, ecco, forse questo. Ebbene sì. Lo notiamo anche quando comunque hai a che fare con famiglie un pochino più attente, spesso e volentieri, però se la maggior parte delle amicizie di questi ragazzi tende ad essere a vestire con le marche, le firme, e ad ottenere subito le cose appena le chiede, ti metti a chiedergli di fare un anno di pad, i rudimenti sul pad, ti dice: no, io voglio usare la batteria subito. Esatto. Discorso batteristico. Ma certo. Soffrono, hanno poca voglia di soffrire. Infatti. E le cose, come tu ben sai, non si ottengono per grazia divina. Assolutamente no. Assolutamente. Con il sudore che Saverio ci dice: confermo di Antonio Corino, il primo anno ho studiato sempre con lui, c'era spesso lui, mi faceva sempre esercitare tutto il tempo con lettura swing. Lui sempre con la tromba. Con la tromba, è vero, è vero. È vero, è vero. È giusto, perché lui stava a Foggia, credo. Quindi era comodo venire a Napoli, più comodo venire a Napoli a studiare, sì, è vero. Me immagino, è vero, è vero, è vero, lui suonava la tromba anche. Che dice? No, adesso te lo ripeto, Antonio Grillo ci violentava con le cassette. Come no? Sì, sì, ne ho parlato prima, Saverio. È vero. Sì, sì. Beh, poi era veramente un appassionato di musica jazz pazzesco, veramente. Aveva tutti i vinili, poi a quei tempi erano tutti vinili. Aveva un armadio enorme pieno di dischi, pieno, bellissimo, veramente. C'era di tutto, di tutto. C'è Gaetano che invece fa dei pensieri a Marcord. Lui parla di quando insegnavate, eravate all'UM. Ah, certo. Averti avuto vicino ha contato molto per me, vedi, una grossa stima, immagino ti facciano piacere questi messaggi, no? Pietro è stato il primo battista che mi ha fatto conoscere da Tombuco a Salerno con Dorelli. Ah, vero, è vero, è vero. Sì, io mi comprai una tamburo nel 90, credo, 88, 89, in quel periodo lì, quando Tullio Granatello faceva i primi batterie a doghe. Grande, 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 erano strumenti bellissimi, belli. Vero. Proprio. Vero. Vero. C'è Alberto, scusami, che mi ha ricordato di Andrea Centazzo, è stato il mio primo libro di batteria che io ho avuto, parlo della, probabilmente se non sbaglio. Ah sì, me lo ricordo quel libro, come no? Andrea, non ricordo quel libro, ma anche interessante quel libro, c'erano degli spunti interessanti su quel libro. Ancora in formato libro, non questi A4, adesso era proprio un libro ed era davvero molto
Sì, come no, è vero, l'ho letto anche io quel libro, c'è un sacco di spunti molto interessanti. Dice che Ringo Starr odiava gli assoli, ma è probabile, io non l'ho mai visto fare un assolo, quindi è possibile. Di certo è stato un grande perché ha dato un suono ai Beatles pazzesco, però che odiasse gli assoli io non lo so. Se lo diceva, probabilmente Andrea lo dice sapendolo, io onestamente non lo so. Però mi piace molto, sì. Ringo Starr quando fa le cose sue. Io mi Ah, sono Michele dice che Alberto non gli sapeva fare. È possibile, non lo so, non lo so, non lo so. Non ho idea, non ho idea. Beh, un grandissimo musicista, insomma, insomma. il suono dei Beatles dipende molto da lui, a parte le canzoni, ma Sicuramente, il sound è quello, insomma. Non assolutamente. a caso all'Abbey Road c'è la sua batteria microfonata, Hanno sempre. fatto la storia della musica. Insomma, quel suono lì è un suono, insomma. Assolutamente. C'è Claudio che ci ringrazia per la semplicità e il garbo con cui è stata condotta questa bellissima diretta. A presto, ci saluta. Ciao, Claudio. Grazie Claudio, grazie di esserci stato, grazie, grazie molte, davvero. Grazie a te, davvero, e apprezziamo tutte le persone, ringraziamo tutte le persone che ci stanno ancora seguendo, nonostante, carissimo Pietro, siano quasi 2 ore che siamo Oh, in la diretta. miseria. Esatto, come al solito, il tempo vola, sembra all'inizio che uno non sai come organizzarti, come verrà, cosa sarà, invece passano, grazie all'aiuto anche di tutte le persone che ci seguono, all'affetto Fantastico, e alle grazie, grazie a domande. tutti, davvero. E invito tutti quanti che non chiudiamo fin quando non arriviamo almeno a 3 cifre di like. Quindi ce li abbiamo. Ah, mi dicono di qua, dalla regia, che noi abbiamo Alessandra che ci coadiua. Allora, Cara Gesù, Alessandra, ciao. vabbè, io lancio sempre questi messaggi perché è importante avere l'interazione, perché queste dirette nascono per stare insieme. Io non mi stancherò mai di dirlo, lo dico a tutte le dirette. Nascono non per stare io, Marco Mammoliti e Pietro Iodici o chi per lui. Io vorrei soprattutto io essere più dietro le quinte possibili, perché mi piace dare spazio a voi. Tanto è vero, per fortuna faccio pochissime domande proprio perché ce ne sono tante di domande che le fate voi, provengono da voi, ed è proprio per questo che nasciamo con questa idea, perché dobbiamo stare insieme in un tavolo virtuale dove tutti ci guardiamo, in questo caso interagiamo, perché guardarci non possiamo tutti quanti, ma lo spazio è il vostro, quindi grazie a voi per essere qui con noi. No, e io devo spezzare una lancia, esatto, Planet Gaetano. Ramblers, devo spezzare una lancia a tuo favore perché insomma sei un grande appassionato e fai un grande lavoro per questo strumento, gli dai una grande visibilità, sei sempre presente in tutte le occasioni, quindi sei una persona importante nel Grazie. nostro ambiente, nel nostro... Come dire, mondo, ecco. Quindi grazie per quello che fai, grazie. Grazie davvero, grazie perché detto poi da voi per me mi ripaga di tutti i sacrifici Beh, che certamente, faccio. certamente, E certamente. sicuramente questi apprezzamenti, È fondamentale. queste testimonianze di stima valgono molto più di qualsiasi altra forma di ricompensa. Quindi davvero grazie, mi fa molto piacere. Grazie a te, grazie Allora, vado avanti con un'altra domanda di a te. Roberto, Mazza. il quale Caspita, Adam saluto. Nussbaum, grande, io lo conosco c'ho una marea di dischi, da quando suonava con John Scofield su Shaarazade, un disco dove quasi suonava rock, Adam Nussbaum, o nei dischi di Michael Brecker, insomma, un batterista con un suo sound particolare, molto particolare, un drive particolare, c'è un modo di suonare veramente tutto suo e anche il suono. E anche lui è uno abbastanza riconoscibile ed è uno di quelli che ha dato, come dire,
stimoli a tutti questi nuovi come Beastie Ward, come questi batteristi, diciamo, bianchi di nuova generazione. Io credo che sia un batterista che ha messo diciamo una firma nel panorama del comping jazzistico, assolutamente. C'è Gaetano che ci dice in merito alle quasi due ore che stiamo qui, tanto fa i complimenti anche cioè, vi aspetto quanto prima. Grazie Gianni, grazie. Ringrazio anche Alessandra, che giustamente Gaetano è stato e ci conosce molto bene, quindi sa che al mio fianco tutte le sere abbiamo chi controlla la regia, e quindi oltre a Planet Drum Rules ringrazio anche Alessandra, grazie a te Gaetano. Alessandra ti ringrazia per questo, ci dice siamo quelli della notte. Ed è vero, in un certo senso riusciamo sempre a fare le ore piccole. Maurizio, che ti chiede, oltre che dirti che sei un grande musicista, quindi darti del grande musicista, vivi a fianco a una grande cantante, c'è mai stato tra voi qualche screzio musicale? Temo di averti perso, non ti sentiamo più e si è disconnesso. Allora, come vedete, infatti ci sono soltanto io. Mi chiedeva Pietro di omaggiarvi in un certo senso, comunque ci teneva di chiudere la diretta con la condivisione di un video dove sempre lui suona con la Orchestra Jazz Partenopea, un brano sempre di suo fratello Pino Iodice, e io ne approfitterei a questo punto, sperando di ritrovarlo nuovamente quando siamo qui, quando torniamo, di ritrovare Pietro, altrimenti chiudiamo questa diretta e ci saluteremo eventualmente in un secondo momento. Ma questo video merita davvero. Allora lo lanciamo.
Io in tua assenza ho lanciato il video. Sì, grazie. Mi è andato via il wifi, non so che è successo. E allora, Marco? Sì. Lo lasciamo sottofondo? Ma certo, certo. E allora, dicevano, si stanno scatenando, ci sono persone che stanno entrando ora addirittura in diretta, ci sono alcune domande e quindi mi dispiaceva non riuscire a recuperarti. Lo so, scusatemi, ma non so che è successo. Qui le cose purtroppo improvvisamente, o se è surriscaldato, non lo so, non ho idea. No, ma succedono, guarda, sono cose che capitano e c'è, sto ricercando qui un messaggio di Saverio Gerardi, il quale, è passato, eccolo qua, no, non è lui, dove con lui abbiamo avuto addirittura dei problemi così grossi che... Mi ricordo. Il collegamento audio tramite telefonino, è stata una cosa esilarante. Mi ricordo. Siamo abituati, ma il bello della diretta, eccolo qua, ho combattuto davvero guerra, anzi abbiamo combattuto Marco come giganti per quanto riguarda... hai ragione, ma ce l'abbiamo fatta, la cosa importante è esserci sempre, non perderci mai di animo. Gli chiedeva Giulia, posso chiedere a Pietro di consigliare alcuni dischi per un primo approccio alla batteria jazz, un primo approccio? Un primo approccio, bisogna andare assolutamente su dischi, diciamo anni 50, anni 40, 50, perché l'audio comincia a essere decisamente più fatto bene, diciamo, come dal punto di vista delle registrazioni. E quindi secondo me, che ne so, sicuramente ci sono dei dischi di Miles bellissimi, dischi di Sonny Rollins, di Clifford Brown, dove praticamente c'è, specialmente dove c'è Max Roach è un batterista che ha una, è molto chiaro, è molto intelligibile, cioè lo riesci a capire facilmente, quindi secondo me seguire per esempio la discografia di Max Roach ti permette di entrare bene in un mondo, e in ogni caso i dischi di Miles con, sia con Jimmy Cobb che con Philly Joe Jones,
assolutamente sono punti di riferimento, ecco. Quindi cominciare con questi batteristi tipo Max Roach, Philly Joe Jones, Jimmy Cobb, sicuramente ti può aiutare a capire, diciamo, ad entrare nel mood. Quindi, ovviamente, e parallelamente studiare, avere un insegnante magari che ti indirizza nella maniera giusta, ecco. Senza dubbio, l'insegnamento diretto è la cosa... diciamo che l'insegnante non è che ti fa arrivare prima rispetto al fatto di studiare da solo. Questo è un mezzo per arrivare prima, ecco. Assolutamente. Perché magari certe cose da solo ci metti un po' più di tempo a capirle, no? Certo. Mentre invece un insegnante ti può dare appunto delle indicazioni che ti fanno capire prima i certi concetti, ecco. E soprattutto ti sanno indirizzare la via. Certo. Maurizio, grazie. Io ti ringrazio di cuore, davvero, complimenti del genere, e non fanno che... Grande Maurizio. ...andare avanti, perché noi non ci conosciamo personalmente, io lo ammetto, quindi... Lo conosco io, è un grande appassionato di musica, ma proprio vero appassionato di musica. Grazie, perché ha ancora maggior valore un complimento di una persona che non conosci, e quindi grazie davvero Maurizio. Grazie Maurizio. Ci chiede Alessandra, puoi eventualmente riportare artisti e titoli dei dischi in chat, per favore? Sai, comunque poi dopo nel seguito alla fine della diretta, e quindi quando avrai modo di scrivere, se puoi rispondere alle persone che sicuramente ci saranno messaggi ai quali non abbiamo risposto. Perché ok, va bene. E magari inserire all'interno. Sì, dopo vado a vedere. Qualcosa. Gaetano infatti inserisce un link che al momento qui noi non possiamo cliccare, ma ve lo diciamo, Gaetano ha inserito un link e voi eventualmente avrete modo di cliccarci poi sopra, credo sia in risposta proprio ad Alessandra. Giulia ti ringrazia grazie a te Giulia di esserti collegata. Ora, anche questo io lo inserisco perché Peppe mi fa, eccola la Cinzia, e ti dicevo, probabilmente è un messaggio in risposta a qualche altro. Te la saluto. Noi abbiamo i messaggi tutti in fila, non sappiamo chi si risponde, ma tra di loro nella chat parlano. Ok. Quindi si rispondono, noi non abbiamo la sequenza, quindi arrivano a raffica tutti insieme. Ok. Quindi io, Pietro, sono 2 ore e 3 minuti in questo momento di diretta. Ti volevo ringraziare, non voglio rubarti ulteriore tempo, soprattutto so che insomma a quest'ora magari hai anche un ragazzo. Certo. Ti voglio ringraziare prima che sia poi dovessi ricadere la linea per la tua gentilissima presenza e soprattutto per il tuo impegno che hai messo in modo veramente esemplare, perché come ho detto all'inizio e lo ripeto a beneficio di coloro che sono rimasti e che magari sono arrivati dopo, Pietro è stato un continuo informarsi, chiedermi sentiamoci, facciamo, organizziamo, perché voleva far sì che questa diretta fosse la più professionale e soprattutto che uscisse esattamente come voleva lui. Abbiamo cercato video, audio da inserire, da condividere, la partitura del brano Time Machine, creato questo video con la partitura e l'audio interno, quindi è stato veramente una persona di un'assoluta professionalità, e quindi ti ringrazio di cuore a nome tanto mio, di Alessandra, di Planet Dram, ma anche di tutti quanti quelli che ci stanno seguendo, che apprezzano e sicuramente notano questa tua estrema attenzione ai dettagli. Grazie. Beh, anche io ringrazio te Marco, grazie per l'opportunità, e insomma mi sono divertito, spero che si siano divertiti anche tutti quelli che si sono collegati. E abbiamo dato anche delle grazie Pierluigi, grazie. Quindi è con noi dall'inizio, sono uno dei primi. Pierluigi è un altro grande appassionato di musica,
sono le persone, ed è un chitarrista quindi anche, ed è, e sono, diciamo, loro sono il grande supporto. Chi ascolta, ah, Luigi, grazie, ecco un altro appassionato, vedi, tutti gli appassionati di musica sono la nostra linfa vitale praticamente, cioè, se non ci sono loro, capito, e la musica per chi bisogna farla, bisogna farla soprattutto per gli appassionati, perché meno male che esistono, e speriamo che ce ne siano sempre di più, ecco, questa è la cosa, è il nostro augurio, perché negli anni 80 abbiamo avuto, passato un periodo pazzesco dove la gente era assetata di musica, oggi abbiamo avuto un grosso calo, per fortuna, però comunque nell'ultimo periodo si sta un po' cambiando qualcosa, diciamo, speriamo che andremo sempre meglio. Speriamo che questo momento di riflessione abbia veramente dato la possibilità a tante persone di riflettere, di ritrovare se stessi, davvero, perché veramente c'erano troppe distrazioni e quindi la mancanza di possibilità di stare con se stessi, di concentrarsi e di avere la possibilità di dedicarsi a qualche cosa, che è importante. La passione, l'hobby, la passione sono la linfa vitale, è una delle cose più importanti per poter andare avanti. Per qualsiasi cosa, la passione è l'unica cosa che ti fa fare le cose fatte bene. Assolutamente, assolutamente. Senza alcun ombra di dubbio. È quello. Beh, che ti dà anche la possibilità. Noi siamo qui, oggi, certo. Per passione, esatto. Assolutamente. Esatto, perché condividiamo insieme una passione, assolutamente, esatto. Assolutamente così. Chiudo con questo link che aveva mandato Gaetano. Ci sì. Dice che è il video del trio nostro con Ezio a batteria e Gaia ci mette il carico per fare le riprese, che non potevamo perderci, mi ricordo, sono salita sullo sgabello perché la stanza era piena. Era piena, era piccolissima. È piccolissima. Tu c'eri, Marco, quella sera? Che macello che abbiamo fatto. La prima, primissima batterica siamo stati noi insieme a me, ad essere l'ufficio stampa del sì, ci sono dei video che Lucrezio ha pubblicato su certo. YouTube. C'è il mio video pure con Six Sax, bello, molto carino, fatto benissimo. Esattamente, che salutiamo Lucrezio e invitiamo qui in diretta con noi, molto volentieri, lo chiamerò, prima o poi lo chiamerò, se non ci sta seguendo e se qualcuno glielo dice, altrimenti ma farò in modo di averlo anche a lui. Assolutamente, sì, no, Lucrezio è un personaggio importante. Assolutamente. È più di 2 ore che ci tenete incollati a questa trasmissione nella vostra semplicità. Grazie, Maurizio, di nuovo. Grazie, caro, grazie. Grazie ancora. E l'ultimo saluto lo faccio dare giustamente ad Alessandra, la quale ovviamente è qui con noi, coadio a tutta e fa in modo che questa... grazie Alessandra, grazie di tutto. Che abbiamo creato e che ci stiamo... dietro le quinte. Esatto. Vogliamo portare avanti e speriamo finisca presto questa crisi, ma che noi ci stiamo strutturando proprio per far sì che queste cose possano continuare, perché a prescindere da poterci spostare o meno, Pietro, tu sei qui, quindi non ci sarebbero grossi problemi, ma abbiamo, ecco, da Boston, abbiamo in programma di fare una diretta con Alessandro Daloia dal Brasile. Ah, grande Alessandro, vero? Ma non solo, abbiamo fatto anche cose con Carlo Marzo giù da Lecce, quindi Carlo, ci permette di essere sempre e più costantemente vicini l'uno con l'altro, e più possiamo e più vogliamo stare insieme. Quindi a prescindere dall'esigenza e dall'emergenza attuale che stiamo vivendo, ma faremo modo di stare insieme il più possibile anche dopo e lavoreremo su questo. Quindi davvero grazie ancora per essere stato il nostro ospite, grazie a tutti quanti per averci fatto compagnia con le vostre domande interessantissime e sempre di grosso interesse e spunto
per parlare oltre 2 ore con voi. Enrico Rava disse: la musica mi ha salvato la vita, speriamo che serva più per sé. Vabbè, assolutamente. La musica ha salvato la vita a più di qualche personaggio, a voglia. E anche a molti personaggi meno famosi, quindi davvero, è vero, è vero. Con questo ci diamo la buonanotte tutti quanti. Ciao Gabriele, grazie. Grazie ancora a tutti quanti e un abbraccio virtuale e a presto ce lo daremo fisicamente, Pietro, anche noi. Esatto, speriamo prima possibile. Grazie a tutti. Ciao, ciao, buonanotte, ciao. Buonanotte.